Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi commentiamo la prima vittoria del 2023 del Pisa, dove Pisa ha giocato al Granillo, Reggio di Calabria, e ha strappato una vittoria, una splendida vittoria io direi. Comunque andiamo a analizzare la partita per l'intero. Allora, nel primo tempo il Pisa è sceso in campo con una formazione un po' rivista da Mister D'Angelo, ma io credo che alla fine sia stata messa in campo questa formazione proprio per lasciar sfogare, diciamo, la regina. La regina nel primo tempo ha dato tanto, ha speso veramente veramente tanto, è stata quasi incontenibile, bisogna dirlo, ecco. E comunque la nostra difesa ha retto benissimo il colpo, veramente bravi tutti in difesa. Qualche errorino di Esteves e in alcuni casi anche di Beruato, ma perché fondamentalmente pressati dalla regina non ti davano respiro. Certo, tenere 90 minuti quel ritmo sarebbe stato, voglio dire, va bene. Detto questo, nella ripresa il discorso cambia. Allora il mister D'Angelo corre subito ai ripari e sostituendo Esteves con Touré. Bene, bravissimo Touré, oggi veramente un Touré in grande spolvero. Poi abbiamo visto andando avanti la partita, con Touré ha cambiato faccia, ma il Pisa ha preso proprio possesso del centrocampo. Quindi il mister cosa a questo punto ha fatto benissimo e ha sostituito Moreo con Gliozzi e poi Tramoni con Sibilli. Oggi Sibilli oggi non lo fermava nessuno, è tornato a essere il vero Sibilli, il Sibilli che conoscevamo. E niente, quindi la partita a questo punto prende una piega, e la piega la prende a Pro Pisa, senza ombra di dubbio. Partita cambia totalmente quando al 63esimo il cross di Calabresi finisce sulla testa di Sibilli, che colpisce la traversa, ma la palla rientrando ha trovato Gargiulo e Gargiulo ha insaccato, quindi porta in vantaggio il Pisa. E niente, che dire, il nostro centrocampista segna la prima rete. Per quanto riguarda Moreo oggi ha preso l'ammonizione nei primi minuti e ho visto un po' titubante, un po', però io credo che questo ragazzo col tempo andrà sicuramente a migliorare, ma senz'altro a migliorare quando entrerà bene negli ingranaggi di Mister D'Angelo, o meglio degli ingranaggi del Pisa. Io credo che Moreo ci darà delle soddisfazioni. Soddisfazione poi ce l'ha data Gliozzi, e che al 70esimo trasforma il calcio di rigore tra il calcio di rigore e con freddezza, e praticamente spiazza Contini, che tra l'altro questo calcio di rigore se l'era procurato lui, ok? Quindi perché Pierossi di scivolata lo stende in aria. Bene, io credo che se non fosse stato rigore, io penso che comunque la palla sarebbe, comunque Gliozzi avrebbe comunque realizzato. Bene, detto questo, la partita poi ha preso una bella piega, cioè nel senso noi andavamo di rimessa e siamo diventati veramente veramente pericolosi, e così doveva essere secondo me. Poi il mister in fondo fa la sostituzione De Vitis, entra De Vitis e poi fa l'ultima sostituzione, esce Maultan, esce e entra Ras. Quindi il mister praticamente ha cercato, o meglio insomma, di difendere il risultato, ma anche perché poi mancavano pochi minuti alla fine della partita, quindi era inutile andare a rischiare chissà cosa. Bravi ragazzi, brava la difesa oggi, no, una difesa rocciosa. Poi alla fine, ecco, io volevo andare a dare un'occhiata al tabellino, di quello che dice il tabellino, perché mi sembra giusto insomma andare a vedere, insomma, quelli che sono stati i tiri. Insomma, i tiri totali sono stati 14 per la regina, 5 per il Pisa, tiri in porta 2-2, ma perché la regina ha tirato qualcosina di più nel primo tempo, ma senza secondo me impensierire poi Nicolas. Insomma, i tiri in porta parlano da soli. Quindi alla fine una partita dove ha visto un Pisa nel secondo tempo prendere, diciamo così, essere padrono
padrone del centrocampo e padrona della partita. Bene, detto questo, io vi ricordo che lunedì ci sarà la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, quindi io vi aspetto numerosi per la trasmissione. Che dire più, abbiamo due partite in casa, quindi abbiamo il Venezia, oggi è andata a vincere, e poi abbiamo il Perugia, che sarà due partite in casa, saranno due partite. Io quella più ostica sarà senz'altro Perugia, sarà una bellissima partita. Bene, detto questo, io vi rimando a lunedì e vi ricordo una cosa: Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.